Ciao ragazzi, ben ritornati a un nuovo video con la vostra Vale Mangaka. Spero che avete passato un buon fine settimana. Io sì, l'ho passato stando a Roma, che molti sapranno che c'è stato il Romix quest'anno. Te lo aspettavo da un sacco di tempo. Ho trovato tantissime belle cosine, nuove. Non ne sono arrivata a casa con la valigia piena, oltre che i cosplay che dovevo fare. Non solo ho trovato gadget e pupazzi e tante altre cose, ma anche fumetti e manga, soprattutto, in particolare cose, volumi vecchi o volumi nuovi, giustamente. Ma non perdiamo tempo, andiamo subito a vedere che cosa ho acquistato e partiamo appunto dai manga e fumetti. Come volumi vecchi, diciamo, ho trovato il sesto volume di Dark Air, edito dalla Star Comics. Come tutti molti sapranno, questa serie piace molto, a me piace molto questo tipo di genere di serie. Vi ho già parlato bene di che cosa si tratta la trama. Vado matta comunque di questa nuova serie, devo ancora leggerlo, vi faccio una piccola precisione, perché tutta la roba che ho acquistato devo ancora sistemarmela, tutto quanto, c'ho la stanza completamente piena di roba. Sta piacendo moltissimo, spero che vadano continui bene in avanti questa serie. Finalmente finalmente è uscito un nuovo volume. Ho preso il quarto volume di Brain Hide dell'oscurità, edito dalla Planet Manga. L'avevo un po' abbandonato perché non pensavo più se uscisse il nuovo fumetto, il nuovo volume. Finalmente è uscito, almeno posso riprendermi anche questa bella serie, diciamo. Altro volume sorpresa, l'ottavo volume di Blast of Tempest, edito dalla Star Comics. Anche questo, sempre bella serie, dovrò riprendere bene anche per mano anche questo. Questo è molto, credo che sia lo stesso disegnatore, appunto. Dovrò riprendere anche questo perché lo avevo abbandonato, è rimasto soltanto a otto volumi, se non ricordo male. E me lo riprenderò bene anche, ma dovrò rileggerlo tutto da capo perché è abbastanza complessa come serie. Sto parlando del nono volume di Triage X, edito dalla Planet Manga. Come sempre, queste serie così, con queste ragazze molto prosperose, molto osé, possiamo anche dire, mi piace tantissimo. E tra l'altro, sono quasi mezze nude queste persone, quindi non lo so, io che da un po' di tempo che non la seguo più, sono arrivati fino all'ottavo volume. Dovrebbe uscire, non so se a breve o tra un paio di mesi, l'anime di questa serie, se non è già uscito. Sono curiosa di vedere, comunque, di leggerlo. Se avete amato la serie High School of the Dead, potete amare anche questa serie qua. Altro volume, ormai questo sta uscendo molto velocemente, sto parlando del sesto volume della Principessa Cadavere, edito dalla Planet Manga. Ormai questo sta uscendo molto random, molto velocemente, ma comunque bella serie. Altra serie diversa, questa mi sta pian piano cominciando, questa qua mi sta piacendo pian pianino. Sto parlando del terzo volume di Maria the Virgin Witch, edito dalla Star Comics. Ripeto, avevo parlato un po' di questa serie, che era uscito da poco il secondo volume. Il primo volume le sono presi tutte e due entrambi. Mi sta piacendo anche questa serie, me la leggerò pian piano anche questo terzo volume. Altra serie, finalmente dopo l'uscita del romanzo, è uscito anche il fumetto, l'adattamento a fumetti. Sto parlando del terzo volume dell'Attacco dei Giganti, Before the Fall, chiamato ovviamente la serie dell'Attacco dei Giganti. Saprà bene naturalmente di che cosa parla. E io sto amando solamente questa serie, anche se un po' strana, diciamo. Però a me piace tanto questa serie, un po' così, quindi andiamo avanti a leggerlo. I miei fumetti dei vecchi volumi, questa qua è una nuova serie che ho iniziato a leggere da poco. Sto parlando del secondo volume di Drug Drop, edito dalla Star Comics. Sto pian piano continuando questa nuovissima serie. Tra l'altro sono l'edizione della Clamp, io adoro naturalmente i fumetti della Clamp, tutti quanti. Ultimo fumetto dei vecchi volumi, anche questo sta uscendo fuori come i funghi ormai. Sto parlando del sesto volume di Giant PK, poi me lo mangerò subito in 10 minuti come quelli dei Pokémon bianco e nero e bianco. E che dire, io ho amato tanto questa serie PK, sono contenta di riprenderlo sotto mano. E la parte dei vecchi volumi si conclude qua. Ora si passa a quelle poche novità che sono riuscita a trovare in fiera.
come novità di questo è nuova nuova, fresca fresca, l'ho preso comprato al negozio di fumetti dove, di fiducia, dove vado a rifornirmi. Questo è nuovo nuovo, io amo tantissimo la serie Witchblade, anche i disegni sono molto belli. Sto parlando del primissimo volume di Raven, nuovo nuovo, mi piace tantissimo, è il primissimo volume di... Abbiamo visto in giro qualche immagine di questa nuovissima serie, non credevo che fatto un fumetto, però a me piace questo stile, mi piace il genere, mi travolga tantissimo come quando ho iniziato a leggere Witchblade. Un'altra novità, questo lo aspettavo da tantissimo tempo, avevo visto subito la novità su un giornale anteprima. Sto parlando dell'unico volume di Chopperman alla riscossa. Sì, è uno spin-off, è sull'unico volume edito dalla Star Comics. Sì, è un unico volume delle avventure di Chopperman, appunto, del nostro dottore Renna preferito, Chopper, che fa queste mini avventure a quanto pare. Questo lo desideravo tantissimo. Era uno spin-off di Chopper, ci stava tantissimo, dopo aver tutto lo smarasma di One Piece ci stava questo piccolissimo volume, questa mini avventura di Chopper. Ultima novità, anche questo lo desideravo per chi ha messo tanto, che mi ha chiamato tanto la sua serie precedente, potrà apprezzare anche questa nuova. Sto parlando del primissimo volume di As the Ghost Will, seconda serie. Sì, vabbè, è una seconda serie di As the Ghost Will. Avevo visto che qualcuno mi aveva già citato che sarebbe uscita la seconda serie di As the Ghost Will. Aspettavo, dico la verità, però aspettavo che uscisse un po' più avanti questa nuova serie. Però almeno sono contenta, almeno per non aspettare troppo. Già che mi dimentichi la vecchia serie, almeno c'ho sotto mamma, ce l'ho fresca di memoria e quindi posso leggermi questa nuovissima serie. Ultima cosa, prima di chiudere definitivamente l'acquisti fumetti e manga. Durante la fiera, definitivamente ho superato una tot di spesa e mi hanno regalato questo volume qua, che si chiama Happy Mary Happy Marriage, edito dalla Star Comics. Adesso lo vedete un pochino meglio, riuscite a vedere. Io sinceramente, per mio gusto, non mi piace tantissimo questi generi un po' sui giovani, un po' tranquilli, diciamo, non mi vanno tanto impazzire. Per tutti gli iscritti, per chi fosse interessato a questa nuovissima serie, è il primo volume, quindi non è proprio fresco, per chi fosse interessato io lo vendo volentieri, e chi fosse interessato mi contatti sotto nei commenti o anche sulla pagina Facebook, mi commenta e io sarei disposta anche a pagarlo a questo costo, a 4,30 euro, sarei disposta anche a pagarlo anche a 3 euro, anche a 3 euro, anche a 4 euro. Vedete voi, se siete interessati mi contattate e fatemi sapere qualcosa. Il volume si chiama Happy Mary o Happy Marriage della Star Comics. E finalmente siamo arrivati alle zone calde. La fiera ci sono stati degli incontri, tra cui c'era anche un artista che io avevo già incontrato durante il Lucca Comics dell'anno scorso, e sto parlando, non so, molti lo conosceranno come Paolo Barbieri, un grande illustratore di abbastanza conosciuto. Quest'anno al Romix ha portato al suo stand l'anteprima del suo nuovo libro illustrato, che io ce l'ho qui, si chiama Fiabe Immortali, appunto illustrazioni di Paolo Barbieri, dove io appuratamente mi sono fatta lasciare il suo autografo, giustamente, con questa sua piccola fanart, diciamo, di questo dragone bellissimo, per Valentina. Ed è molto molto bello, io l'ho sfogliato un pochettino, molto carino. Lui praticamente spiega che qui sono delle rivisitazioni delle fiabe classiche, da Raperonzolo alla Regina delle Nevi, a Biancaneve, La Bella e la Bestia e la Sirenetta, tutti questi racconti illustrati in modo molto smolto nel suo stile. L'ho voluto prendere giusto perché è nuovo, avevo già comprato altri libri illustrati sempre di questo, dello stesso artista, mi è piaciuto tantissimo, quindi me lo sono voluto prendere e così ce l'ho nella mia collezione. Però adesso il prossimo Lucca Comics non lo so se farà un altro libro illustrato nuovo, non lo so, però appena uscirà mi ci fiondo subito. Tra i vari gadget che ho comprato non mi potevano mancare neanche comprarmi qualche maglietta carina. E tra
l'altro la novità è stato, ho qualche annotazione su Facebook, sulla pagina Facebook, che c'erano i ragazzi dell'associazione della TT. Sapete, molti conosceranno la TT, sono quella ditta dove stampano le magliette con diversi disegni che scadono ogni 48 ore e te ne stampano in ordine finché non scade il tempo ogni nuova maglietta. E io, tra l'altro, c'era questo stand gigante, ho detto no, non ci credo, così almeno c'erano alcune magliette che mi ero perso durante i vecchi ordini. E qui infatti ho una maglietta della TT, dentro la busta c'era questo il logo e poi dentro con tutte le magliette vecchie che avrei potuto scegliere, io non mi sarei potuta aspettare di trovarmi questa bellissima maglietta. Molti la conosceranno, è di Princess Mononoke, io adoro questo personaggio, mi è andata di culo che sono riuscita a trovarlo lì allo stand della TT. Guardatela quanto è bella, bellissima, oh, sono troppo contenta di averla presa finalmente. Oltre alla maglietta della TT non potevo bastarmi, no, due, va bene, tre magliette, però queste sono un po' particolari. Queste sono le magliette di League of Legends. Io non seguo tantissimo la serie League of Legends, neanche ci gioco, non ho mai il tempo per poterci giocare, però mi piacciono molto i personaggi, mi piacciono molto le skin di molti personaggi, e tra quelli che mi sono piaciuti mi sono presa questa maglietta qua di Ahri, una maglietta di Sona, e poi questa qua di Vi. Sempre rimanendo in tema League of Legends, avevo comprato nel vecchio Luca Comics un portafoglio con il disegno di League of Legends che mi piaceva tantissimo, però non riuscivo più a trovarne altri, ho cercato in giro tutto quanto, era impossibile a trovare. Fortunatamente sono riuscita a trovarne un altro, mi sono preso quest'altro nuovo di LeBlanc, mi pare che sia la signora dei corvi, mi pare. E poi in omaggio mi ha regalato anche questi due braccialettini qua di gomma,